Benevento è in questo momento, grazie all'Umpli regionale, grazie a Toni Lucido, è diventato un po' il centro da cui si irradia tutta quanta l'idea, la nostra idea di un turismo sostenibile, di un turismo lento, di un turismo compatibile con la situazione di emergenza sanitaria che ancora esiste, ma soprattutto un Benevento che coniuga in sé tutte le bellezze di cui noi abbiamo bisogno, le bellezze naturalistiche, le bellezze culturali, quindi architettoniche, religiose, ma anche le bellezze legate all'enogastronomia. Queste tre parole chiave che noi abbiamo utilizzato come parole chiave dello sviluppo del futuro e soprattutto dei programmi di filiera degli enti comunali e sovracomunali, qui a Benevento trovo una sintesi perfetta. Le persone che sono nelle prologo non lo fanno per un interesse, ma hanno passione, e chi ha passione, come lei può sapere, lo sa senz'altro, ha tante motivazioni per amare, e noi abbiamo tanti motivi per amare la nostra terra. Ci sono progetti, idee, iniziative a cui correlarsi per promozione del territorio, dell'enogastronomia, dell'accoglienza, per formazione delle nuove generazioni di giovani, che noi stiamo seguendo con molta passione. Ci sono degli sviluppi che l'assessore sta, diciamo, sottoponendo all'attenzione anche della Giunta regionale, affinché possano esserci dei contributi per progetti che portano a mirare sia sulla formazione tecnica, scientifica, ma anche informatica dei giovani, perché oggi devono essere adeguati i tempi, anzi la formazione deve essere molto più elevata. Le idee sono tante, ma soprattutto c'è un cuore, diciamo, antico: l'enogastronomia, il formaggio, le tradizioni, i forni. La civiltà, l'ambiente e il territorio sono una parte del nostro cuore. Allora, le prologo hanno aderito subito alla mia iniziativa come presidente provinciale dell'Umpli, e anche grazie alla collaborazione del comitato regionale e del comitato nazionale abbiamo cercato di organizzare il fulcro della giornata nazionale delle prologo qui in Villa Comunale. Villa Comunale perché? Villa Comunale perché io penso che le prologo devono dare un momento di rinascita al territorio. La rinascita può venire soltanto dalla natura, e la natura qual è la parte migliore di un posto della città? La Villa Comunale. La Villa Comunale fa parte del cuore pulsante di questa città, e noi siamo il cuore pulsante del territorio sannita.